Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo su Final Fantasy 4, dove adesso finalmente... Ah no, questa era Myst. E non era la cittadina di Myst? Scusa, non doveva essere la cittadina da dove proveniva Rydia? Forse mi sto confondendo, a dire la verità. Eppure, non vorrei che sia forse... un errore di traduzione, oppure no? Qui da dove si va? Boh, ho sbagliato un'altra volta, scusatemi. PM più 50%. Insegna l'abilità dell'arte degli oggetti, richiamo, contrattacco, flashback, esame, canto. No, vabbè, questi per adesso non mi interessano. Mi interessava solo dare i PM a Rydia, così. Esatto, nei sotterranei di Baron c'è un Eidolon dalla potenza eccezionale. Sì, e questo lo andremo a affrontare poi dopo. Oh no, ho preso un abbaglio pazzesco. Scusate, Missidia, allora quale città era? Se questa era Myst. Questa no, questo era il castello, come si chiamava? No, non era questo. Eh sì, questa era la città di Troia, il castello di Troia, quindi non c'entra. Madonna ragazzi, ho avuto un abbaglio incredibile. Ah! Certo, adesso ricordo qual era Missidia. Era la città di Palom e Porom, vero? Sì, vabbè. Me lo sono completamente dimenticato. No, aspetta, dov'era? Era qua, questa qua. Questa è Missidia. Nautito fauci di drago, a vette celeste si innalza, in luce e tenebre immerso, su rive di sogno e nuova promessa, bagliore di luna infinito suo dono, alla terra è sconfinato amore. Quindi? Possiamo andare avanti? Bene. Prophecy must be made reality. There is no other time but now. Behold, my children. She has heard our prayers.
She is risen. The promised ship of light. The lunar whale. Ebbene sì, adesso abbiamo la possibilità di utilizzare il traghetto lunare. Quante cose si scoprono. Non è finita, ragazzi. Non è assolutamente finita. Madonna mia, guardate che gran nave che abbiamo a disposizione. Traghetto lunare. Allora, innanzitutto iniziamo a... Qui nel frattempo c'è il cicciocobo che ci fa compagnia. Prima di andare chissà dove... Ah no, da qua si scende addirittura. Ah, quindi... Quindi sia da qua che da là si scende? Sì. Ah, ma che figata. E qui c'è il cristallo che appunto ci permette di teletrasportarci all'istante. Quindi ovviamente questo non è un traghetto che potremo esplorare, ma che possiamo utilizzare soltanto per arrivare in questa zona. E qui invece, nella zona lunare, lo possiamo pilotare. Guardate che figata. Allora, esploriamo tutto, perché io voglio tutta la mappa completa. Non è grandissima, come potrete notare. Vedete, la luna di per sé, come zona esplorabile, è veramente, veramente piccola. Però è giusto che noi la sblocchiamo tutta. Ecco. Sblocchiamola tutta. Vedete, qui già c'è la caverna. Però piano piano, ragazzi, sblocchiamo. Sblocchiamo. Qua ce ne sono altre. Anche la zona lunare avrà la sua parte di esplorazione. Non vi preoccupate. Qua ci sono altre caverne. Bene, completiamo tutta la mappa. Guardate qua cosa c'è addirittura. Sì, sì, ebbene sì, c'è tanto, tanto da esplorare. C'è tanto da esplorare. Residenza dei... Oddio, residenza dei Cantaway. Lol. Qui c'è un altro Eidolon che è scomparso. Mi piaceva dare tanto i soprannomi alla gente. Di chi stiamo parlando, secondo voi? Non credo che qui ci sia altro, se non... Oh, una sublimazione. Aspetta, che cos'era questa sublimazione? Insegna l'abilità cerca livello. Non ricordo cosa faceva. Il cerca livello, a dire la verità. Ok, allora, è la prima caverna, l'abbiamo esplorata. Ah no, per guidare dobbiamo andare di qua. Esatto. Perché sennò col cristallo ritorneremmo nuovamente indietro. Ah, mi fa atterrare? Oddio, qua sì invece. No, ma non devo atterrare qua io. Cioè, qua non mi fa atterrare. Porca miseria. Cioè, quindi tecnicamente dovrei atterrare qua e poi scendere a piedi. Ma come faccio a scendere a piedi? Non c'è una... qua c'è la scalinata, ma... Mi devo fare tutto sto giro. Poi devo andare di qua.
Allora, qui ci posso scendere, vediamo che cosa c'era. Non la ricordavo questa cosa. Tunnel lunare ovest. Quindi ci sono diversi tunnel lunari. Oddio, non me la ricordavo proprio sta cosa. Cioè, mi ricordavo potessi scendere qui e poi giustamente esplorare e girovagare la zona che mi interessava. Vedi, qua pure non mi fa scendere. Cioè, potrei addirittura rischiare di fare non so quanta strada a piedi. Ecco, vedete, tipo scendere qua per poter andare in tutte le altre. Qua mi fa scendere, ad esempio. Ci sono zone dove non mi fa scendere, zone invece dove mi fa scendere. Pure questa faccia mi ricordavo potessi entrarci dentro a contatto. Ragazzi, veramente ci sono cose che dopo effettivamente, quanti sono, 15 anni? Sì, credo 15 anni, se non qualcosa di più, effettivamente dimentico. Poi qua vabbè, è tutta simile la strada, qui non c'era altro, se non ricordo male. Qui c'è un'altra caverna, dove qua non mi fa scendere. Però possiamo scendere qui e ovviamente andare a piedi, come sempre. Antro del Divino. Tutte queste zone però per ora non vorrei effettivamente esplorarle così alla cieca. Soprattutto senza un party costruito con almeno 5 elementi. A dire la verità, se devo essere onesto. Va bene, proviamo ad andare da un'altra parte. Ecco, qua ci sono queste altre caverne che purtroppo però non posso effettivamente esplorare perché dovrei scendere a piedi qui da qualche parte. Qua non so se effettivamente poi riesco a passare. Vediamo. Perché queste montagne mi sa che non sono valicabili. Credo, eh. Cioè, a primo acchito mi ricordo che non sono valicabili. Esatto. C'è da dire anche che qua i mostri sono decisamente forti. E questo potrebbe essere un bel problema. Potrebbe essere assolutamente un bel problema. Sì, però io ho la voglia di esplorare, ho la voglia di girare, quindi non lo so effettivamente come dovrò gestire questo livello. Perché vedete da qua, cioè dovrei fare tutto sto giro e qua non c'è niente. Però qua posso scendere per spuntare qua. Sicuramente poi dovrò fare il giro e mi farà spuntare qua. E una volta che spunterò qua, vedete, posso fare il giro per andare qui. Poi mi farò fare il giro, mi farà spuntare qua. E poi da qua posso entrare qui dentro. Capito? La strada è semplicemente questa. Però io voglio fare un attimo una deviazione e voglio entrare qui nell'antro divino. Mi sono un attimo focussato nel dover entrare qui. Voglio esplorare, voglio girare, voglio vedere che livello sono i mostri, quanta esperienza danno, voglio vedere un po' tutto. Bene, eccoci qua. Cominciamo la nostra esplorazione e vediamo un po'. Beh, i mostri danno poca esperienza, quindi probabilmente sono un po' più deboli, ma non mi fiderei molto. Diciamo che ci sono alcuni mostri che
fanno danni, perché fanno parecchi danni. E altri. Beh, comunque qua. Cioè, mi danno veramente pochi punti esperienze mostri. E alcuni sono forti, quindi non lo so effettivamente se il gioco vale la candela. Ecco, qui nel frattempo ho raggiunto la zona per il livello successivo, quindi devo tornare indietro. Sto tentando di fuggire per il momento perché, cioè, l'esperienza è veramente minima. Quindi neanche sto, diciamo, neanche sto combattendo. Eppure riescono sempre a colpire prima. Cioè, nonostante io già inizi a premere fuggi. Niente, non riesco. Cioè, veramente. È una cosa abbastanza ridicola questa. Cioè, vado per fuggire e non fuggo mai. Manopoli di Genji, questo è interessante. Ah, eppure non mi danno un granché. Eppure non mi danno un granché. Eppure diciamo, le armature e le cose di Genji dovrebbero essere forti. Ora qua perché sono al 95%? Sicuramente c'è qualche passaggio segreto che non ho visto. Dovrei allenarmi un pochino, ma sicuramente non qui, perché cioè, i mostri mi danno pochissima esperienza. Cioè non ne vale assolutamente la pena. Non capisco perché sono fermo al 95%. Sicuramente ci sarà qualche passaggio segreto che io non ho attenzionato. Ecco, mi sa che è di qua. Eh sì. Eh sì. Una mela d'oro. Scudo di Genji. Ah, ma qua mi sa che si colleziona il. Si colleziona il. L'arsenale di Genji. Sì, mi sa che qua si prende, diciamo, tutto l'arsenale di Genji. Quindi la mitena di Genji, lo scudo di Genji. Però diciamo che effettivamente a me questo, diciamo, questo equipaggiamento per il momento non mi interessa, quindi potrei uscire effettivamente. Sì, vabbè, verrò poi a esplorarlo più in là, per ora non mi interessa a dire la verità. Non mi interessa proprio. Invece la cosa che effettivamente mi interesserebbe di più sarebbe quella di livellare. Quindi non so se effettivamente mi conviene continuare il dungeon oppure iniziare il processo di level up. Su questo sono un po' curioso. Vorrei fare qualche ricerca magari su internet per vedere se c'è qualche possibilità, qualche luogo effettivamente dove posso. Cioè dove posso concentrarmi sul level up. Anche perché qua. Ah, posso pilotarlo anche qui? Ah, pensavo non potessi pilotarlo qui effettivamente. Ma può scendere lui sotto. No, non può scendere, esatto. Quindi devo andare a riprendere comunque l'altra nave. Allora, se non sbaglio, io adesso che ho fatto il viaggio lunare, dovrei avere la possibilità di poter già prendere la spada che stava craftando
il fabbro, perché se non ricordo male, il suo lavoro, il suo... Allora, stavo dicendo che molto probabilmente, se non ricordo male, il tempo del viaggio lunare e poi ritornare indietro permetteva di craftare già la spada. Non so se funziona così, se funzionava così. Ora veramente sto avendo forse un piccolo, diciamo, un piccolo vuoto di memoria, però voglio andare a controllare per sì e per no. Giusto per vedere cosa succede. A parte che qua c'è un altro Eidolon che devo riportare a casa, quindi parliamoci. Bene. Non so se li ho già finiti tutti di riportare. Ecco, mi sa che ha finito. Ah, ecco Excalibur, la spada sacra. Esatto. Vedete, mi ricordavo che bastava il viaggio lunare per... Bene, bene, bene. Eccola qui, Excalibur, mamma mia. 120, 99, forza 80. È una delle spade più forti, forse, nel gioco. Oh, perfetto. Adesso che abbiamo fatto questo, vorrei andare un attimo, diciamo, nella caverna degli Eidolon. Che era, se non sbaglio, questa, vero? Sicuramente avrò sbagliato, era l'altra. No, era questa. Sì, ritorniamo in città. Tanto qua ho esplorato tutto, bene o male. E andiamo a parlare con quello che mi aveva detto di ritrovare gli Eidolon sparsi, perché non mi ricordo se ce n'era forse un altro, forse erano quattro in totale, o se forse già effettivamente li ho trovati tutti. Ce ne sono altri in giro. Uno splendido panorama dall'alto. Forse una montagna o qualcosa di simile. Ci sono ancora cinque dei miei nemici in giro. Oh Jesus. Madonna, addirittura 5 ancora. Vabbè, questi sì, saranno le classiche side quest del ritrovare tutti, ok. Quindi le farò poi con calma più in là. Non sicuramente adesso. Non sicuramente adesso, anche perché comunque esistono già le guide dove si trovano tutti quanti, quindi è inutile che ve li faccio vedere io a uno a uno. Allora, aspettate, facciamo l'altro teleport, così usciamo direttamente dalla mappa. Ci sbrighiamo anche prima. Quindi, sulla montagna dove c'è un bel panorama. Io ho già il sospetto di sapere dove si trovi, però. Però per il momento lascio perdere. Ciò che facciamo invece adesso, ragazzi, sapete cos'è? Ci andiamo a esplorare esattamente l'altra caverna. Facciamo questo oggi. No, questa è la caverna proibita. Qual era l'altra? Dove si trovava l'altra? Quella. Ah, forse era là sopra. Andiamoci a esplorare quella. Sì, oggi mi gira così. Non voglio andare avanti con la storia. Vi porto con me a fare un po' di esplorazione. Sì, ma perché non atterri adesso? Boh, non lo so, fai capricci. Eccoci qua. Caverna delle Sifilidi. Delle Silfidi. Ma perché dico Sifilidi? Cioè, sono davvero così. Così malpensante? Mettiamo anche qua Levita. Perché mettendo Levita possiamo evitare. Allora, giriamo l'esplorazione di qua. What? Perché non ho più levita? Cioè, ecco.
Adesso con Excalibur è tutto diverso, oserei dire. Vedete, ci sono tante di quelle zone. Non so effettivamente se ci sono passaggi segreti o se le sblocco piano piano. Tipo qua un passaggio segreto l'ho visto subito. E la cosa che mi sta dando più fastidio è il fatto che debba rimettere l'evita ogni volta. Eh sì, vabbè, poi se lo rimetto e lo levo da solo sono ancora più deficiente. Ferula fatata, ma non penso che. Infatti. Vediamo se nell'altra mano no. Nell'altra mano non può prendere nulla. Che belle rotture di scatole, eh. Allora, un secondo che qua devo fare un'altra Esna. E qua però, vedete, cioè mi riporta praticamente qui. Quindi vuol dire che ci sono effettivamente dei passaggi segreti che devo trovare. Madonna, e ogni volta che esco devo rimettere levita. C'è difficoltà in più. Allora, qui effettivamente c'è ancora. Qui ovviamente passaggio segreto. Arco elfico, vediamo se è più forte. L'arco Yoichi è decisamente più forte. Dove sta andando? Sta facendo? Scendi. Bene. A questo punto possiamo andare dall'altro lato. Ah già. Perché. Sì, Rospo purtroppo è una brutta piaga. Buono il padiglione. Qui proseguiamo ancora, vedete? La mappa si dirama in diverse direzioni, quindi ci sta. Allora, prima andiamo di qua. Perché sicuramente questa qua mi porterà da dei forzieri, esatto. Elisir. Purtroppo quando decidono di farti colpo critico, non c'è soluzione che tenga. Asta rurale e un'altra Kimiko Uichi.
No, 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 no. Ah, un umano. Cosa sei venuto a fare qui? Vattene. Non lasceremo andare via, Yang. Ebbene sì, era svenuto e l'abbiamo portato qui, ma da allora non si è. Stiamo. Evidentemente solo il nostro amore non basta. Peccato che non lo possa ancora far svegliare. Oh, intanto qui guardate chi c'è. Quindi adesso me ne mancano. Se ne man me ne, man ne mancano soltanto 4. Beh, sì, effettivamente si trovano un po' ovunque. Ah, da qua già si esce? Quindi devo rifare poi tutta la strada adesso. Zio. Vabbè, non è un problema, la rifaremo poi più in là. Comunque l'abbiamo esplorata. Allora, benissimo. Qua per adesso abbiamo esplorato tutto. Ora non so effettivamente dove debba andare, perché sì, posso andare lì, nella, diciamo, con la nave sulla luna, però non so se effettivamente questo è ciò che mi conviene fare adesso. Per cui voglio vedere, magari faccio un piccolo taglio, perché taglio, cioè stacco di registrare, perché penso che adesso mi dedicherò a level up, a level upare la squadra, migliorare in tutti gli aspetti. E poi ci rivediamo ovviamente quando avrò finito tutto ciò.